rosso e bianco, verde e bianco, giallo e blu, giallo e rosso. Sono questi i colori che, insieme alla magnificenza dei costumi, caratterizzano il corteo storico città di Orvieto, che dal 1951, nella domenica che segue la festa del Corpus Domini, sfila per le vie del centro in occasione della ricorrenza della solennità cattolica, che nel lontano agosto 1264 fu istituita dal Papa Urbano IV proprio ad Orvieto. Con la sua solenne coreografia, il corteo storico rievoca il potere politico e militare dell'antico e potentissimo comune medievale, che estendeva il suo dominio dai territori di Alviano, Orvieto e Bolsena, fino a quelli di Orbetello e del Monte Amiata. Ed è per questa ragione che si tratta di un corteo di soli uomini e che, alla luce di questa ricostruzione storica, tra i 400 figuranti nessun personaggio è casuale. Sulla base della presenza documentata di 12 uomini armati che scortavano la reliquia del corporale, l'imponente manifestazione nacque da un'evoluzione della processione religiosa che fin dal lontano 1337 celebrava il ricordo del miracolo di Bolsena, che al momento dell'Eucarestia aveva macchiato del sangue di Cristo il sacro lino. Nel 1951 fu il vescovo Monsignor Francesco Pieri a incaricare Lea Pacini Morelli, donna creativa che coltivava l'amore per la storia e le tradizioni della sua città, di inventarsi qualcosa per rendere ancora più attraente la processione del Corpus Domini. La mitica e compianta signora ottenne in prestito alcuni abiti dal Maggio Musicale fiorentino e nel giugno di quell'anno l'ormai celebre corteo storico della città di Orvieto fece di fatto la sua prima uscita. Dato il favore che riscosse l'iniziativa, venne costituito un comitato perché si occupasse per gli anni a venire della crescita autonoma del corteo storico e della sua organizzazione. Il primo comitato fu presieduto dal tenente colonnello Dante Pacini e dall'ingegner Ugo Borghetti. Furono così creati i primi costumi, disegnati dall'architetto Alberto Stramaccioni e dal professor Nello Benini, con la consulenza storica del conte Ranieri Fumi. All'efficientissima professoressa Pacini fu affidato il coordinamento tecnico, per la preparazione di fogge e modelli, la scelta di stoffe e guarnizioni, la cura degli abbinamenti e dei particolari, l'attribuzione dei ruoli ai figuranti, così da arrivare al raffinato e impeccabile risultato finale. La realizzazione delle varie parti dei costumi fu demandata ai migliori artigiani orvietani. Tra i primi storici esecutori figurano la sartoria delle signore Capini e Barbabella, il cavalier Giuseppe Palazzetti per le calzature e le rifiniture in cuoio, i maestri Marcello Conticelli e Leonello Olimpieri per i lavori in ferro, il maestro Luigi Zuppanti per le cromature e le bruniture, la premiata falegnameria Fratelli Ricetti per le armi e le parti in legno. Le suore di Maria Bambina si occuparono delle decorazioni e dei ricami, coadiuvate da un primo nucleo di signore, a cui nel tempo si è aggiunto quel vasto stuolo di volontarie e volontari che, tra persistente tradizione e inevitabili adeguamenti, ha permesso al corteo storico di rinnovare ogni anno l'appuntamento e di crescere fino all'attuale splendore. Nel 1992, l'infaticabile Lea Pacini è venuta a mancare. Ma la sua creatura, il corteo, ha continuato a vivere grazie all'appassionato impegno dell'associazione fondata in suo nome, per continuare a rifulgere nella solenne sfilata annuale. Il tutto in vista di qualche speciale sorpresa per i festeggiamenti straordinari del 750° anniversario del miracolo di Bolsena e dell'istituzione della solennità del Corpus Domini, previsti con un biennio giubilare per il 2013 e il 2014.